Allora, i tappeti prendono il nome dalla loro provenienza e ogni tappeto praticamente presenta quella zona lì. Ora, il tappeto che noi stiamo vedendo è un tappeto che viene dalla Turchia, dalla zona di Hereke. E il tappeto Hereke è nato per fare concorrenza al tappeto persiano. Ancora però scrivono in carattere che scrivevano ai tempi di ottomani nel tappeto, e quindi qui è scritto Hereke praticamente in lingua persiana, che utilizzavano ai tempi, a periodi, ai tempi di ottomani. Poi questo di nuovo è sempre un altro tappeto Hereke. Questo è un tappeto Varamin. Varamin praticamente è il nome di una città vicino a Teheran, insomma abbastanza, perché è enorme l'Iran, quindi le distanze non sono molto vicine. Il vello è fatto in lana, l'ordito è fatto in cotone. Questo è un tappeto in seta. Questo è un tappeto in seta e, come dicevo prima, in questa zona Hereke hanno cominciato a fare i tappeti in seta per fare concorrenza al tappeto persiano. Questo è un tappeto fine con una densità di nodo altissima. Per fare un tappeto di questa qualità, i tempi di lavorazione vanno intorno dai 8 a 12 mesi per fare un metro quadro. Questo è un altro tappeto, sempre Hereke. Questo tappeto, per fare questo tappeto, hanno utilizzato la lana di altissimo livello, la seta di altissimo livello qualitativo. In più è utilizzato anche l'oro, filato d'oro. Questo ha una densità superiore rispetto al tappeto di prima. Per fare un tappeto di questo livello qui qualitativo richiede dai 12 a 14 mesi di tempo, quindi per fare un tappeto di queste dimensioni 6-7 anni di tempo. Questo è un tappeto Tabriz. Tabriz è un tappeto della zona di Azerbaigian persiano, quindi noi vediamo un disegno centrale con quattro cantoni ai quattro lati e diversi bordi. Questo è un tappeto lavorato in seta pura. Questo provenienza di questo tappeto è Srinagar, Kashmir, quindi il nome del tappeto è Kashmir. Questo è un altro tappeto Bakhtiari, del tribù di Bakhtiari. Il tribù di Bakhtiari, come dicevamo prima, fanno il tappeto con il vello più alto, quindi più spesso, e la zona centrale del tappeto hanno utilizzato colore chiaro per dare più risalto al disegno del resto del tappeto. Questo è un tappeto Nain, la sua lavorazione risale ad anni 70. Quindi è un tappeto praticamente di 50 anni fa, densità di nodo di questo tappeto è intorno ai 800.000 nodi al metro quadrato. L'ordito di questo, quello che dicevo prima, è fa ogni filo di ordito è fatto con 6 fili di fibra, perché è così sottile. Di conseguenza, essendo filato sottile, su ogni due fili di questo è fatto un nodo, permette una densità di nodo 800-900.000 nodi, 8-900.000 nodi.